L'idea nasce dal fatto che il biglietto rappresenta uno strumento che noi teniamo tra le mani per tutta la durata del viaggio e molto spesso mi sono trovata a leggere questo biglietto, ad osservarlo, e perché non realizzare in questo biglietto uno strumento per veicolare un numero gratuito antiviolenza, il 1522, ed è anche un elemento che può indurre le donne, almeno durante il viaggio in metro, in bus, a riflettere sulla necessità di chiamare questo numero. E ci tengo a ribadire che questo numero non comporta necessariamente la denuncia del soggetto maltrattante, ma è un inizio di una rinascita, di un percorso di rinascita della donna, e soprattutto può essere uno strumento nei soggetti maltrattanti per riflettere sulla necessità di fermarsi. Di solito quando c'è una serie speciale come questa, subito risalta all'occhio, l'utente abituale nota subito, diciamo, ha avuto diversi apprezzamenti perché visivamente risalta subito, il messaggio risulta chiaro, diciamo, viene colto, è stato colto, diciamo, da ambo i sessi in maniera molto favorevole appena l'abbiamo messo in vendita. Credo sia un giusto modo per sensibilizzare questo tema molto importante. Per stimolare anche le persone che non sanno che esistono tanti problemi nel mondo. C'è stata veramente un'accoglienza di questa mia proposta, sollecita e entusiasta, perché il progetto si è realizzato in poco tempo. L'obiettivo è innanzitutto la divulgazione del numero 1522, ma anche la sensibilizzazione di tutti i soggetti che porteranno questo biglietto tra le mani a un problema che non è un problema delle donne, ma è un problema sociale, un problema culturale che dobbiamo affrontare tutti insieme, uomini e donne.